Ecco un video di un tornado incredibile, in grado di devastare ogni cosa. Raramente si possono filmare da così vicini. Voi cosa avreste fatto in questa situazione? Io sicuramente avrei creato un rifugio apposta per tenermi dentro finché non fosse finito, oppure avrei cercato un rifugio. E non avrei proprio avuto il coraggio di filmare come ha fatto questa persona. Come avrete capito dall'inizio, oggi vedremo una serie di video incredibili. E alcuni a dir poco sconvolgenti, non in senso horror, ma lo capirete guardando. Ciao a tutti amici in questo nuovo incredibile video, se siete pronti partiamo. Per un attimo mi era venuto un infarto. A vedere questo video, ma sembra sia semplicemente una performance artistica, cioè una di quelle performance che servono a mostrare qualcosa. In questo caso l'artista vuole farci capire che il successo non è mai lineare e che spesso si cade, ma ci si può sempre rialzare e riprovare. In questo modo è probabile che si andrà sempre più in alto. Oppure una spiegazione più semplice è che lui può fare a meno di reggersi quando sale le scale, perché tanto a casa sua ha un tappeto elastico dove cadere. Bijie è una città che si trova in Cina ed è ad un'altitudine di ben 1700 e passa metri. Per questo e altri motivi piove, ma veramente tanto, circa 200 giorni all'anno. Proprio in questo 2022 ha piovuto talmente tanto che i fulmini cadevano a cadenza settimanale costantemente senza interruzioni per giornate intere. Sfortunatamente tutta questa acqua nel 2022 ha causato dei disastri incredibili come l'erosione di alcune zone montuose. In questo video possiamo vedere un'intera sezione della montagna cadere a pezzi e i locali non si aspettavano una cosa simile. Infatti solitamente la pioggia era lieve e non faceva certi danni. Gli esperti ritengono sia tutto a causa del grande cambiamento climatico che stiamo affrontando in questi anni e le cose potrebbero mettersi peggio. In alcune zone del mondo pensate che quasi non piove più, proprio come in Italia, dove in alcuni punti del nord la pioggia è assente da mesi, mentre in altre zone, come in Bangladesh, piove così tanto da aver allagato intere città. Riuscirà a prendere la palla? Beh, vediamo di scoprirlo. Sempre rimanendo in tema Cina, andiamo stavolta a Fuyang, una città piena di antichità e storia con circa 8 milioni di persone. È possibile trovare acri di terreno coltivabile fuori dalla città, facendo però sembrare tutto abbastanza vuoto, ma con una visione spettacolare della Cina mai vista. Sfortunatamente anche i posti più belli possono essere distrutti. A giugno 2022 un terribile e potente tornado si è mostrato agli agricoltori della zona, distruggendo la loro quotidianità. Come potete vedere, le case vengono completamente prese e distrutte come fossero niente. Con tutto ciò è un vero miracolo, nessuno si sia fatto male, infatti sono tutti in salvo. Anche questo è un evento in realtà straordinario legato in special modo al cambiamento climatico. In Cina, infatti, negli ultimi 50 anni c'erano stati meno di 100 tornadi. La maggior parte non erano nemmeno abbastanza forti. Addirittura questo è stato uno dei più potenti, se non il più potente in assoluto. A causa della bassa preparazione a certi eventi, i tornadi in Cina causano molti danni materiali, ma in qualche modo le persone riescono a trarsi in salvo. Le navi che trasportano i container sono sicuramente straordinarie. Sono macchine che noi esseri umani abbiamo creato apposta di dimensioni assurde per trasportare cose pesanti e spesso e volentieri di valore. Tutto ciò, diciamo, per combattere e resistere al mare e distruggere la barriera delle lunghe distanze. Grazie a queste navi possiamo avere i nostri smartphone, il nostro cibo, addirittura le nostre macchine dopo l'acquisto, ma in pochi le conoscono. Sfortunatamente possono capitare molti incidenti di percorso durante il trasporto, incidenti a volte da milioni di dollari. Una nave russa ha imparato una lezione importante: mai lasciare delle macchine senza copertura su una nave trasporto. L'acqua del mare, a causa di onde non proprio amichevoli, è riuscita a risalire sulla nave e colpire le batterie delle auto che si sono fuse e esplose. Durante la notte ciò ha creato fiamme alte e pericolose che hanno letteralmente carbonizzato le auto. Nessuno ovviamente poteva fare niente a causa della pericolosità della situazione e l'unica cosa rimasta era guardare inermi. La mattina dopo lo scenario ha sconvolto il capitano, ma non è il primo caso e non sarà nemmeno l'ultimo. Anche con una copertura ci possono essere piccoli problemi di percorso. A febbraio 2022 più di 4.000 macchine di lusso, Porsche in special modo, sono andate a fuoco. Un danno da cifre assurde che ha lasciato i proprietari senza parole, che avevano aspettato il loro veicolo per mesi, alcuni per un intero anno. Ovviamente le varie compagnie di auto avevano un'assicurazione, ma riprodurre quei veicoli è un lavoro lungo e ancora ora stanno montando delle Porsche da portare ai proprietari che a febbraio sono rimasti scottati, diciamo.
Sapevate poi che i container o gli oggetti in generale che cadono dalle navi non vengono più recuperati, o almeno la maggior parte, questo per via dei costi e delle difficoltà nel recuperarli. A volte costa più tirar fuori 10.000 iPhone dal mare piuttosto che risarcire i danni. Nonostante i container di oggi abbiano il GPS, risulta poi impossibile rilevarne la posizione esatta, visto che i GPS mostrano solo una zona circoscritta e non precisa. I container che finiscono sul fondo a causa di vari problemi richiedono operazioni molto complicate di recupero. Ecco un incredibile video di ben 10 tonnellate di plastica recuperate dal mare in circa 6 giorni. E questa è solo una piccolissima percentuale dell'inquinamento presente in mare, di cui a molti non importa minimamente. Il canale di Welland è una zona molto trafficata di barche, collega il lago Ontario al lago Erie, in Canada. Anche molte navi cargo passano di lì per bypassare le cascate del Niagara. Ogni anno circa 3.000 navi passano il canale con 40 milioni di tonnellate di roba in totale, un lavoro importantissimo, per un canale che vale letteralmente milioni di dollari. Ma cosa succederebbe se ci fosse un piccolo grande imprevisto? Beh, le perdite economiche sarebbero molte. Nel 2020 due navi proprio in quel prezioso punto si avvicinarono fin troppo tra di loro, anzi così vicini da scontrarsi. È come se due cataclismi si fossero scontrati, se fosse stato veramente a velocità più elevate il disastro avrebbe causato gravi guai anche all'ambiente. Lo stop e l'ingombro creato dopo ha portato molti disagi e perdite ai proprietari. A quanto pare c'era stato un problema con gli orari di trasporto, portando entrambe le navi a navigare nello stesso punto e nello stesso momento. Infatti, prima di far partire certi carichi, sia via mare che via cielo, bisogna controllare gli orari di tutte le altre navi e di tutti gli altri aerei più importanti in arrivo nello stesso momento e valutare se tutto può filare liscio. In questo caso, no. Sapevate che gli elefanti non riescono a controllare la loro proboscide fino all'anno di età? È come se fosse un oggetto estraneo per loro e a volte succedono certe cose. Molti animali in realtà, fino all'anno di età o comunque per tutta l'infanzia, sono estranei a certe cose che poi da adulti diventano un po' confusionarie, tipo abitudini. Questo uccello, infatti, è stato, come tanti altri uccelli, nutrito dalla madre che gli porgeva il cibo direttamente dal suo becco, ma quando è arrivato il momento di nutrirsi da solo è rimasto un po' spaesato. Qui cerca di capire come mai il cibo non entri nella sua bocca automaticamente come accadeva da piccolo. Il mondo animale è veramente tosto, possiamo dire. Gli uragani possono portare a inondazioni devastanti in grado di distruggere, per esempio, dei ponti creati da noi esseri umani. Questo in Puerto Rico ha lasciato le persone senza parole. L'inondazione non ha risparmiato veramente niente. Molti altri sono stati danni. Con questo concludiamo. Se volete altri video simili, fatemelo sapere nei commenti e lasciate ovviamente un mi piace. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, video sempre diversi.